Buongiorno amiche mie, bentornati sul mio canale. Allora, in questo video vi farò vedere come ho realizzato questo make-up, questo trucco occhi. Mi sono truccata solo con prodotti della Pupa. Abbiamo utilizzato la nuova palette, se ricordate bene, questa qui, e altri prodotti sempre della Pupa. Spero che questo video vi piaccia e fatemi sapere nei commenti se il make-up vi è piaciuto. Ciao! Allora ragazze, eccoci qua. Allora, prima di iniziare il make-up, userò questo volumizzante sempre della Pupa che ho comprato un paio di mesi fa, ce l'ho da parecchio perché lo porto sempre in borsa e molte volte dimentico di averlo, anche perché a me piace fare prodotti fatti in casa e quindi più volte uso quello là fatto da me. Allora, prima di iniziare con la nuova palette, prenderò quest'altra palette sempre della Pupa, poi vi lascerò tutto nell'info box, tutti i dati nell'info box, perché mi servono cioè ho usato questi due correttori che già li ho messi per facilitarmi comunque il video e ne avevo messo prima uno un po' più scuro e un po' più chiaro. Allora, questa è la nuova palette, quella che ho comprato da poco da Ticotà. Sono quattro scialde, abbiamo un illuminante bianco, un grigio brillantinato, un grigio un po' più scuro e uno nero. Allora, inizierò con questo qui più chiaro, questo qui bianco, che lo vado a mettere per tutta la palpebra mobile dell'occhio. Ora vi faccio vedere, anche perché questa volta cambio disposizione degli ombretti, perché di solito io gli ombretti scuri li metto nella palpebra superiore, mentre questa volta farò all'incontrario. Voglio provare un make-up un po' diverso. Questa è la prima volta che lo faccio e quindi lo proverò insieme a voi. Allora, per iniziare come transizione ho preso questo qui bianco. Metto prima questo qui perché poi ci devo mettere quello nero e già visto che è un bel nero bello intenso. E quindi preferisco mettere prima un pochettino di bianco. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui. Inizio prima con il nero. Lo vado a mettere per tutta la palpebra mobile. Ne prelevo un altro po'. Allora, devo dire che questo nero è molto scrivente. Si sfuma facilmente, non ho avuto nessun tipo di problemi. L'unica cosa, beh, fa un po' di fallout, però l'ho usato un'altra volta, sempre questa palette. Ho bagnato un pochettino il pennello e devo dire con il pennello un po' bagnato viene sfumata ancora meglio, perché io di solito prendo un dischetto, metto un po' di tonico sul dischetto e bagno un pochettino il pennello. E devo dire si sfuma molto meglio. Ecco qui, l'abbiamo messo. Sembra un po' un pugno nell'occhio, ma vi assicuro che poi pian piano viene bene. Allora, adesso vado a prendere il grigio, non quello lì chiaro che ho indicato sul dito, quell'altro, mi sono confusa, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Eccoci qua. Allora, anche questo qui grigio, devo dire che è molto sfumabile. Si sfuma facilmente, non mi ha dato nessun problema. Ecco qua. Iniziamo a sfumare e pian piano che sfumo salgo sempre più su. Ho messo il colore nero nella palpebra mobile perché dopo ci voglio mettere quello là grigio brillantinato e devo dire che il finale è un effetto bellissimo, mi piace veramente tanto. Qui continuo a sfumare.
Adesso prenderò appunto questo qui brillantinato, uno shimmer, e lo vado a mettere nella palpebra morbida, non per tutta la palpebra, diciamo, ma verso la fine della palpebra. Aggiustiamo un pochino. Devo dire che questa palette mi è piaciuta veramente tanto. La nuova collezione della Pupa è stupenda. Ho intenzione comunque di comprare altre palette. Allora, adesso vado a prendere questo qui bianco. Lo metto con le dita perché mi sono resa conto che con le dita si vede di più, mentre con il pennello no, perché non è come l'altro, quello là singolo della pupa che ho, perché io ho un altro bianco sempre della pupa e devo dire l'altro è molto più brillantinoso, anche se lo vado a mettere con il pennello si nota di più, mentre questo qui con il pennello non è che si nota tanto, mentre con le dita mi piace molto di più. Adesso rivado a prendere di nuovo questo qui nero, vado a metterlo un pochino nella piega dell'occhio, faccio gli ultimi ritocchi, comunque è un trucco facile, con quattro cialde si può avere veramente un trucco bellissimo. Riprendo di nuovo il bianco. Vado a definire il tutto, lo metto anche un po' sull'arcata superiore, eccoci qua. Allora, questo qui è il trucco. Adesso vado a fare l'altro occhio, vado a mettere matita e mascara e torno. Eccoci qua, ragazze, ho fatto l'altro occhio, questo è il risultato. Devo dire soddisfatta. Adesso ditemi voi nei commenti se siete soddisfatti. Ecco, adesso metto un altro poco di quel grigio shimmer, lo vado ad applicare anche sotto l'occhio per illuminare anche un pochettino l'occhio. Eccoci qua. Allora, ragazzi, il trucco occhi è terminato. Adesso che cosa faccio? Prendo questo blush sempre della Pupa, bellissimo, è una mini size, che poi vi ripeto nell'info box vi scriverò tutto. È un colore stupendo, mi piace veramente tanto. E andiamo a metterlo un po' sulle nostre guanciotte. Qua. Non ho molti prodotti della Pupa, devo essere sincera. Come palette ne ho un paio, anche blush e ombretti singoli. Non ho un illuminante, questo mi manca della Pupa, mi manca un illuminante e come vi ho detto precedentemente, io ho un ombretto, quello là singolo bianco, che è veramente un ombretto molto luminoso e quindi lo andrò ad applicare come illuminante. Una terra anche mi manca, per questo sto mettendo un po' di blush per tutto il viso, perché non volevo usare altri prodotti di altri brand, volevo usare solo Pupa e niente, qui sto cercando il mio illuminante che non lo trovo, perché io devo perdere sempre qualcosa. Trovato! Eccolo qua. Prendo un po' del mio illuminante. E lo vado ad applicare sulla guanciotta superiore. Eccoci qua. E questo è l'effetto. Si vede anche dalla telecamera. Allora, il trucco occhi, come abbiamo detto, e guancia è terminato. Adesso passiamo alle labbra. Allora ragazzi, una matita per le labbra mi manca della Pupa. Userò solo questo rossetto, questo lucido e farò
Con questo scovolino farò la matita per le labbra. Devo dire che è venuta anche molto precisa e molto bene. Eccoci qui, qui sto facendo la matita, contorno labbra. Setto. Molto bello, mi piace. Mi piace veramente tanto. Siccome è molto molto lucido, che cosa faccio? Riprendo di nuovo la palette, la prima palette che vi ho fatto vedere. Eccola qui, e vado a prendere questo ombretto che va sempre nel marroncino, un mattone, ne prelevo un pochettino e vado ad applicarlo, sulle labbra. Per bloccare un pochettino il rossetto, perché non ho nemmeno una cipria della pupa. Devo comprare altre cose. Allora, ragazzi, il trucco è terminato. Sto cercando di sciogliermi i capelli, mi sono strappata tutti i capelli dalla testa. Eccoci qua. Allora, ragazze, fatemi sapere se questo trucco veloce, perché è veramente un trucco veloce, vi piace. Aspetto i vostri commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e ciao!